è sempre contento. Perché? Perché è single. I guai arrivano dopo, quando cresci e incontri una ragazza, ti piace, la donna. Donna in ebraico vuol dire pericolo. La gente non lo sa, fa finta di essere una persona, invece è un'altra, appena la sposi c'è la metamorfosi. Lo so, gli uomini hanno questa voce interna nel cervello che fa tromba, 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 tromba. Anche se hai passato una giornata difficilissima, ti hanno levato i punti, non trovi il parcheggio sotto casa, girate come dei condor sotto casa, vedete un buco fra due macchine, è un cancello, è un passo carrabile, non c'è posto per le vostre macchine, arrivi su che sei disperato, butti la borsa, ma quella voce è cristallina, tromba, tromba, tromba. Nella donna invece, dopo 2 anni di convivenza, quella voce non c'è campo. Mettiamo per ipotesi che alla donna venga. Mettiamo per ipotesi che alla donna venga l'iniziativa sesso. No, è assurdo. È assurdo. Mettiamo proprio per ipotesi, che è assurdo. Vabbè, mettiamo che l'uomo ci ha messo un palo nel corridoio, arriva lei, ton, trauma cranico, a lei, tromba, tromba, tromba. È più facile che venga al palo la voglia di trombare. Comunque mettiamo, se viene a lei la voglia di trombare, ti mette le condizioni, ti dà un modulo, una matita e va via. Ti sei lavato? Potresti dimostrarlo? Segna con una crocetta le parti del corpo che ti sei lavato meglio. Poi a letto ti mette milioni, condiziona abat-jour in terra, e no, alla finestra, la tenda, e sul più bello, no, devo stendere. Allora dici, che se ne frega, rimandi una settimana, sabato sera, la serata giusta, una giusta elettricità, lei in cucina, tu le saltelli intorno, fai lo splendido, gli fai vedere il modulo pieno di crocette, mordi un orecchio, il tuo, vai finalmente a letto, voli il telecomando, l'aspetti nudo con lenzuolo di lino pulito, 5 secondi, una canadese, sei solo eccitazione, tutto il tuo sangue è finito qui, fatti nel cervello. Lei fa capolino, va in bagno, 3 ore. E il pensiero che vi rubo è che cazzo ci fa quella troia là dentro. E c'è un errore, perché se fosse troia sarebbe qui e non là. Mettiamo... Fermi! Attacchi l'orecchio! 3 ore, quindi te da canadese, torta pasqualina, allora attacchi l'orecchio al muro, vuoi capire dai, cosa fa? Fa la doccia, poi si fa il bagno, poi si rifà la doccia, si mette i bigodini, la crema per tagliare le unghie, pausa, stacca la tenda, la lava nella vasca, libido a zero, rimandi un'altra settimana, domenica. Ti svegli a domenica, le salti addosso. No, vuoi fare meglio. Parti dai preliminari leggeri. Cominci a carezzare il pomello del letto. E lei fa anche... Poi ti fai sempre più audace. 2 capitoni sono i tuoi bracci. Ti accarezzi da solo. Poi ti levi i calzini che fanno miseria e parti col rapporto sessuale completo. Patan, patatan, patatan, lei si contorce come una serpe, patatan, i comodini fanno così, patatan, patatan, non me lo ricordavo così bello, patatan, patatan, senza mani, patatan, patatan, tu pigli un certo ritmo, tutto rosso,
con le vene grosse qui, la catena d'oro che gira per il collo, il Cristo che si tiene così, 5 secondi all'orgasmo, 4, 3, 2, 1, lei vai a rispondere, potrebbe essere importante, esci con questo peperone intermittente, rispondi al telefono, è la sua mamma che fa, venite! Paolo Micone! Quante verità!